Signori, salve a tutti e bentornati su Robby FPV dopo ben 2 anni di inattività. Oh my god! Wow! Ragazzi, non vi nego che sono molto arrugginito, effettivamente usciranno molte minchiate da questo video, ma va bene lo stesso. Bene lo stesso! E perché siamo qui oggi? Voi vi starete chiedendo. Saremo qui a dirci un paio di minchiate. No, in realtà oggi siamo qui per dire cose serie. Oggi, ragazzi, sono più che felice di presentarvi un nuovo telaio marchiato Robby FPV. E ovviamente sapete bene, per chi ci conosce, che Robby FPV vi ha abituato a telai di piccole dimensioni. Telai per realizzare build da utilizzare ovunque, senza pensieri, che facciano poco casino, che se vanno addosso a qualcuno possono fare meno danni possibili, ma che abbiano tante, tante prestazioni. E infatti, solo oggi siamo riusciti a concludere tutto l'iter per arrivare a presentarvi tutti questi affarini che vedete qui sul tavolo, ovvero tutte varianti del nuovo Groovy, ovvero in italiano fantastico, perché è fantasmagorico questo telaio, mi fa impazzire. E sì, ragazzi, voglio fare un off topic. Non ricordavo che preparare, allestire e disporre tutte le cose per fare un video fosse così stancante, così proprio pesante, perché ragazzi ho dovuto spolverare tutto. E onestamente non voglio che si riaccumuli più la polvere sopra le cose. Per questo ho deciso di continuare a fare i video. Cheat. Vedremo, lo scopriremo presto. Comunque ragazzi, ora andremo nel dettaglio a capire perché ci sono tutte queste varianti sul tavolo. E ora, prima di proseguire, il motivo per cui noi abbiamo fatto un altro 2 pollici. Il motivo è molto semplice, ragazzi. Ormai il mondo FPV si è spostato nell'ambito digitale dal punto di vista di sistema video. E di conseguenza è importantissimo, visto il costo dei sistemi video, conservare e proteggere appunto le VTX e le camere FPV. Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare un telaio che non è più una main plate su cui poi si va a montare una canopy stampata ad esempio in TPU, ma qui abbiamo proprio un telaio composto da 2 elementi, una main plate e una top plate con degli standoff ovviamente. Ma ora spostiamoci sul tavolo per capire meglio tutte queste cose. Ok. Prima di iniziare queste, ragazzi, direi di capire quali sono le varianti che potete scegliere al momento dell'acquisto. E partiamo dalla scelta dello spessore della main plate, ovvero della parte più grande. Abbiamo la possibilità di scegliere lo spessore di 2 mm o 3 mm per quanto riguarda le prime 2 varianti che adesso vedremo, e lo spessore da 3 mm per l'ultima che tra poco vi farò vedere. Abbiamo poi la possibilità di scegliere il sistema video, che appunto è l'elemento che più ci ha creato difficoltà nell'assemblare questo drone, perché come sapete i droni piccoli soffrono molto se andiamo a gravare troppo sul peso, quindi abbiamo dovuto un po' limare di qua di là il più possibile, per questo tutte queste altre varianti. E partiamo dalla mia preferita, la variante low profile, con la possibilità di poter alloggiare sistemi video. Ok, lanciamo pure i paramotori, perché ci stanno pure questi ovviamente. Dicevo, possiamo alloggiare un sistema video analogico o digitale Walksnail 1S, appunto perché è un sistema che ci permette di occupare molto meno spazio rispetto a quelli che vedremo tra poco, e appunto è caratterizzato da standoff da 20 mm. Possiamo montare delle schede 25x25 FC più ESC fondamentalmente. In tutte le varianti abbiamo i paramotori che appunto
sono stampati in TPU hard come tutte le altre stampe. Abbiamo scelto questo TPU proprio perché vogliamo il massimo della rigidità, ma allo stesso tempo che sia resistente agli urti. Detto questo, nella parte posteriore abbiamo dei supporti a vari elementi, come quello per l'antenna video, abbiamo il supporto per un connettore XT30, nella parte interna abbiamo il supporto per un condensatore, ovviamente di piccole dimensioni. Tutto questo alloggiato nella stampa posteriore. Nella parte frontale, ragazzi, in tutte le varianti abbiamo anche qui un supporto per la camera che varia poi a seconda delle dimensioni, appunto. Abbiamo una pinnetta superiore che ci permette di salvaguardare la nostra batteria, perché in caso di urto, grazie appunto a questa scelta di un TPU molto rigido, ci permette di ammortizzare veramente molto le botte e di conseguenza ci salva la batteria, perché appunto qui in questa variante la batteria andrà sopra, proprio come nelle build freestyle di quelle grandi. Ma questa, ragazzi, non ha nulla che invidiare rispetto agli altri. Comunque, andiamo avanti. Passando poi alla variante simile a quella che abbiamo visto poco fa, qui abbiamo gli send-off più alti da 28 mm. Perché questa scelta? Perché questa, ragazzi, è la variante destinata per la Cadex Vista, quindi sistema DJI di vecchia generazione. E voi vi starete chiedendo: come facciamo a montare una Cadex Vista se qui c'è il montaggio 25x25? Ah, ma qui casca l'asino! Perché, ragazzi, grazie a questo piccolo plate in carbonio voi potete montare tutti i sistemi video che volete senza troppi ambaradam di rigori, come si dice, senza troppi problemi. Quattro vidi che si vanno a fissare sul sistema video e questo si va ad adagiare, perché ovviamente è traslato di 45 gradi, sui fori 25x25. Questa, ragazzi, è stata la chicca che ci ha permesso di scegliere qualsiasi sistema video in base appunto alle vostre esigenze. Passiamo proprio alla parte finale delle varianti, ovvero la variante O3, ragazzi. E a differenza delle altre varianti abbiamo uno spessore da 3 mm obbligatorio, i fori di montaggio sono solo 4 per quanto riguarda i motori, perché mi stavo anche dimenticando, appunto, i fori di montaggio delle varianti precedenti, ok, un po' di dislessia torna a far sempre comodo, e abbiamo sia fori M2 distanti 9 mm, sì, e anche M1.6, quindi potete montare anche motorini un po' più piccolini. Proprio per questo potete valutare una tipologia di motori molto leggeri, mentre qui, appunto, avendoci un O3 o la Moonlight, appunto, vi consiglio vivamente di utilizzare motorini un po' più grandi, con un po' più di ciccia, in modo tale che avete tutte le prestazioni di cui potete aver bisogno. Sì, ok. Tra un deficit e l'altro ci siamo riusciti a concludere la frase. Comunque, dicevo, questa variante, ragazzi, è leggermente differente perché la parte frontale è un po' più larga per poter ospitare le camere, appunto, Moonlight e O3, e perché no, forse anche una O4. Boh, lo scopriremo quando usciranno, comunque. E anche qui abbiamo la pinnetta, abbiamo tutti gli elementi allo stesso modo e appunto qua, come dicevo, i fori di montaggio dei motori sono solo 4. E quindi, ora vi faccio vedere molto semplicemente come ho montato la VTX utilizzando appunto questo piccolo plate molto sottile. Abbiamo l'AIO, che appunto è supportata dalle viti e un dadino. Subito dopo abbiamo un altro dadino e la plate su cui abbiamo invitato la VTX. Come vedete, è completamente indipendente dal top plate, in modo tale che in caso di flessione comunque non abbiamo spostamenti. E come vedete qua, la camera è a filo del supporto in TPU, perché la O3, come appunto la Moonlight, ha un FOV molto ampio, appunto per cui abbiamo dovuto distinguere le varie tipologie di sistema video. Direi
che per concludere in bellezza le varianti, vi faccio vedere la mia build. Io, ragazzi, sono un amante del compatto, quindi ho deciso di fare la versione Walksnail 1S, quindi build low profile, come potete notare. Qui abbiamo una IO della BetFPV F4 da 20A, abbiamo appunto la VTX impilata qui esattamente sopra senza l'utilizzo del plate, perché appunto qui non abbiamo bisogno. Abbiamo la camera fissata con le viti M2, subito dietro abbiamo la RX, strap, perché appunto come dicevamo la lipo va sul top. Qui vi faccio vedere i supporti per il connettore XT30, condensatore e antenna, motori, paramotori e nulla, ragazzi, la build è finita. La build è semplicemente molto molto compatta. Ora passiamo un po' a qualche dato un po' più tecnico. Diagonale di questi affari 95 mm, un po' più generosa appunto proprio perché in caso di digitale o 3 bla 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 dobbiamo comunque scendere un po' a compromessi per il FOV. Andiamo a vedere il peso, ragazzi. Spostiamo tutta questa roba. Build con spessore 3 mm, top plate 2 mm, variante O3. Abbiamo 32 grammi. Sì, ragazzi, siamo un po' generosi perché vogliamo far sì che il telaio sia veramente resistente agli urti, perché appunto vogliamo utilizzare questo drone anche per fare freestyle nel bando. E è proprio quello per cui è stato fatto. Pensate un po'. Comunque, variante Cadex Vista, 23 grammi. Qui abbiamo lo spessore 2 mm e appunto, considerando anche il plate per montare la VTX, siamo a 25 grammi. Ok, abbiamo fatto già un casino. Variante low profile con send-off da 20 mm, 23 grammi, ragazzi. Anche qui spessore del telaio principale 2 mm. Quindi, allora, facciamo così. Il cambio di inquadratura era fondamentale per fare una conclusione con una certa enfasi su due piedi, perché esattamente sto facendo dello squat, ok? E che cosa dovrete fare adesso? Adesso a seguire troverete il volato di questo Groovy 2 pollici 4S in variante low profile, così da capire quelle che sono le reali potenzialità di questo mezzo, categoricamente stock per quanto riguarda il tuning. E che dire, lascio a voi le considerazioni. Ovviamente vi lascerò in descrizione il link per poter visionare il prodotto sullo shop, tutti i vari link delle componenti che ho utilizzato per questa configurazione. E perché no, ragazzi, potrebbe essere un mezzo da portare al bando, al parchetto o perché no al chiuso. Non sottovalutatelo, perché a potenza da vendere. E con questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!